La pelle era piena di rughe ma rosea, come quella di un bimbo piccolo. Il cane ne fu talmente affascinato che quasi gli passò la nausea. Buono. Allora, mio caro, come vanno i sogni? Siamo soli, professore. Da 25 anni paraldana ormai nulla di simile. Ogni notte sogno branchi di ragazze tutte nude. Lei è un mago, professore, borbottò preoccupato Filip Filippovic, esaminando le pupille del paziente. Poi questi si levò i calzoni rigati e sotto di loro apparvero delle mutande mai viste prima. Erano color crema e sopra vi erano ricamati dei gatti neri in seta. Il cane non resse la vista dei gatti, abbaiò in modo tale che l'individuo fece un balzo all'indietro. Buono, devi stare buono, ho detto, hai capito? Buono, buono. Mi fu trascinato fin dentro l'ambulatorio. Lì fu colpito da un'illuminazione mai vista prima. Un globo bianco appeso al soffitto risplendeva al punto tale da fare male agli occhi. E in quel bianco splendore c'era Filip Filippovic, che indossava un camice e sopra il camice un grembiule di gomma. Le mani erano coperte da guanti neri. Anche Bormental indossava un camice e un lungo tavolo era stato aperto. Zina, il collare, badate bene, non fatelo agitare. Ma che volete? Ma che volete da me? Ma vergognatevi! Ma voi siete tre, io sono solo! Ma fate schifo! Almeno sapessi che cosa volete farmi! Lasciate! Quando Bormental tirò fuori da dietro la schiena la mano destra e piazzò sul muso di Pallino un batuffolo di ovatta umida, il cane trasecolò. Che volete? Che volete da me? Lasciatemi stare! Lasciatemi stare! Cane, cane sei e cane rimani. Lasciatemi stare! Che sono lasciatemi stare! Di anticaglio, spatole d'argento ti regalerò.